Dicono che quando stai per morire, tutto diventa improvvisamente chiaro. Capisci chi sei, cosa desideri e cosa sei pronto a rinunciare. Capisci chi ti ha veramente amato e chi invece ha finto per ottenere qualcosa da te. Guido. Il bambino non lo sento più. Guido, ti prego, salvalo. Non ti preoccupare. Non lo sento più, Guido. Tieniti, tieniti. Non sopporto queste urla. Ma perché Matilde non esce a darci notizie? Vuol dire che non è di buone. Con quella caduta del resto. Io l'avevo detto a Clara che non doveva andare nella serra. Dovevo controllarla meglio, sì. Oddio, se le succede qualcosa io non me lo perderò mai. Ma ti sembra questo il momento di giocare, Guido? Mi aiuta a non pensare. Allora? Dobbiamo essere preparati al peggio. Il medico teme che il bambino sia morto. Non interessa del bambino. Lei, come sta lei? Se il bimbo non nasce, lei morirà. Il dottore ha fatto di tutto per fermare l'emorragia, ma non è riuscito a salvarla. Voglio vederla. Vittorio, ti prego. Lasciami! Cerca di stare tranquillo. Clara non deve morire. Non glielo permetterò. Vittorio, per favore. Vado a vedere. Clara? Ora sta bene. Ha chiesto di vederti. Guarda. È sano? Sì. È maschio o femmina? È una femmina. È bellissima. Come la sua mamma. È maschio. Voglio chiamarlo Giovanni. Posso prenderlo in braccio? Certo. I maschi devono stare in braccio al papà, se no si viziano. Il padre non è lui. Sarebbero 10 fiorini. Non devi preoccuparti, Maddalena. Tra qualche giorno tornerò a lavorare. No. Devi pensare a Giovannino. Dei soldi me ne occupo io. Tornerò qui e vi darò una mano. E l'università? La lascerò. Non se ne parla. Volevi diventare agronomo. Devi studiare. E poi è l'unico modo per andarcene da qui. Ascolta, Anita. E se vuoi bene questo bambino, è per lui che lo devi fare. Per il suo futuro. E poi magari ci aiuterà Clara. È da tempo che non possiamo contare su di lei. Il mio eroe. Se non fosse stato per te, io e la bambina saremmo... Non voglio sentire quella parola. Hai già parlato col medico? Mi dispiace che non potrò darti altri figli. Che importa? Io voglio solo te. Se ti avessi persa, basta viverti i pensieri. La vediamo questa bambina? Sì, certo.
Oh, tienila tu. Hai visto qualcosa di più bello? Sì, te. Sarai una mamma meravigliosa. Tu te la ricordi, tua madre? Ma la ricordo molto poco. Ricordo più la balia, in particolare fantastica. Il seno colossale. Che seno. Io invece passavo le ore a cercare di immaginarmelo. I capelli. Gli occhi. La bocca. La cosa più difficile era la voce. Sentivo le mamme sgridare i bambini della cascina e avrei dato qualunque cosa per essere sgridata anch'io. Ti giuro che la sgrideremo. No. Devi promettermi che per lei ci saremo sempre. Che correremo quando la notte piangerà. Che la abbracceremo quando avrà paura. Lo giuro. Come la chiamerete? Non lo so, non ci abbiamo pensato ancora. Aurora. La chiameremo Aurora. Mi piace. È bello. Perché piange? Ha fame. Vero tesoro che hai fame? Non dirmi che vuoi allattare la bambina. Non ha voluto la balia. Scusate, ma a me il pianto del bambino mi innervosisce troppo. Mi ritiro. Voi siete pazzi. Avere una balia è la parte più bella del fare un figlio. Puoi tornare a vivere. E tuo marito che ne pensa? Il marito è d'accordo. Anche se certo. Un po' mia moglie, mi manca. Ma sta attenta, i mariti possono essere peggio dei bambini. Quando si sentono esclusi, cercano conforto altrove. Lingua lunga. Signor Conte, scusate il disturbo. Di là c'è un uomo che vuole vedervi. L'ha fatto accomodare in studio. E chi è? Dice di essere un vostro vecchio amico francese. Volete che lo mandi via? No, no. Arrivo. Scusate. Ricordati che hai promesso che più tardi avessi fatto un giro in carrozza con noi. Chi è questo tuo amico francese? Uno dei tanti. A dopo. Ma sei pazza a venire qui? Non potevo non fare visita a un vecchio amico diventato padre. Gratulazioni. Mi hanno detto che si chiama Aurora, è vero? Beh, stupendo. Una nuova alba, l'inizio di una nuova vita. Dimmi della tua vita, piuttosto. Rovini per orchestre, ne hai fatti ancora? Il violinista con le mani che tremano non lo vuole nessuno. Tu smettila con l'oppio, vedrai che tornano come nuove. Il tempo non eri così intransigente. Guarda cosa ho trovato. Ti ricordi? Ma ti capisco, ora hai troppo da perdere. Una nuova moglie, una bella casa. Ti ricordi, a Parigi avevi solo una soffitta, ma per Amélie era come se fosse una reggia. Ricordi, ti chiamava il mio principe. O forse ti chiama così anche Clara. Qui è tutto di mio suocero, soldi da darti non ne ho. Ascoltami, io non voglio infastidirti, però non voglio neanche che tua moglie sappia quello che hai fatto da me lì. Andrò via. Vado ad est. Ho bisogno di 2000 fiorini. 2000 fiorini non mi vedi più. 2000? E io come li trovo? Non è mai stato un problema per te trovare soldi. Dove non arriva la tua fortuna, arriva la tua capacità di baro. Thank you.
amore, che cos'hai? Perché non mangi? Non hai mangiato niente oggi. Non capisco che cos'ha. Una baglia lo capirebbe. Ma io non do la mia bambina a una sconosciuta. Scusate, signori, posso servire la cena? Guido? Non è ancora tornato, vero? Avrà avuto sicuramente da fare, ma presto sarà qui. Bene, e allora mettiamo in tavola. Bene, signora, do a disposizione. Vedo. Poker, 10. Non basta. Scala reale minimo. Vuoi che ti porti fortuna come ai vecchi tempi? Non c'è bisogno, sono sposato, lo sai. Tempo fa non era un problema. Tempo fa. Tempo felice. Signori, è soltanto mezzanotte. C'è ancora tempo, no? Un'altra mano? Un'altra mano e un whisky. Sei qui finalmente. Dove sei stato tutto il giorno? Ho avuto un impegno imprevisto. Potevi farmi avvertire, no? Hai ragione. Scusa. Puzzi d'alcol. Clara, sono stanco. Guido, avevi promesso. Sì. Avevi promesso. Sì, lo so cosa ho promesso, lo so. Adesso ho bisogno di dormire, però, e siccome quella bambina fra un po' comincerà a piangere, io vado di là. Quella bambina si chiama Aurora ed è tua figlia. Buonanotte a tutte e due. Clara, che fai lì? Perché non sei a letto? Chi è Amelie? Hai detto tu quel nome. Devi aver sentito male. Dove eri ieri sera? Dove sei stato tutto il giorno? Sei uscito senza dire niente a nessuno? Non mi piacciono gli interrogatori. A me non piacciono le bugie. Avevi giurato che saresti cambiato, invece sei tornato quello che eri. Quello che ero? E che ne sai tu di com'ero? Niente mai abbastanza per te. Non ce la faccio a essere all'altezza. Non riesco a essere perfetto come sei tu. Infatti io non voglio un uomo perfetto. Voglio te. Ah, sì? E sentiamo, che cosa che saresti disposto ad accettare di me? Eh? Se avessi rubato? Se fossi più che un bugiardo, se avessi ucciso? Smettila. L'uomo che conosco non potrebbe mai fare queste cose. L'uomo che conosci? Non aspettarmi alzata, vado al circolo. Guido, ti prego, non te ne andare. Thank you.
Anita ha ricominciato a lavorare, ma porta il suo bambino sempre con sé. Cresce sano e forte. E la tua Aurora sarà una bambina bellissima. Io ti immagino tutto il giorno con lei, felice e serena, e insieme a Guido. Vienimi a trovare appena puoi. Lo sai che qui c'è sempre un posto per te e per la tua bambina. Non ti ho sentito entrare. Lisa Mia, deve essere bello vedere il proprio viso su quello di tuo figlio. Sì. Infatti lo è. Il mio non si rende conto di quanto è fortunato. Perché dici così? Mi dispiace, ma devo avvertirti, ho saputo che Guido ha ricominciato a frequentare un certo caffè. Non è vero. Controlla se non ci credi. Non quello. Non è vero che ti dispiace. Arrivederci, contessa. Non preoccuparti, amore mio, stiamo andando a casa. A San Leonardo. Tu! Vostra signoria. Cerco Anita. E il bambino, lo so che sono qui. Da quando è nato se n'è andata, ve lo giuro. Vossignoria! Anita! Anita! Se ci sei, esci. Eh? Esci? Voglio vedere il bambino, Anita. Io ve l'ho detto, Anita se n'è andata. Il bambino è mio. Che dite? No. Dimmi la verità. Io ti pago. Anita, esci, se n'è andato. Esci. Inna, fa la nana, torni amore della mamma. Guido. Clara, Cornelio mi sta cercando. Ho visto la tua carrozza, non so dove andare. Per favore, aiutami.
Quando sono rimasta incinta pensavo che l'avrei odiato, che mi avrebbe ricordato Cornelio, che non l'avrei mai amato. Ma quando l'ho visto, mi sono resa conto che la vita vale più di ogni altra cosa. Per questo devo lasciarlo. Domani porterò Giovannino al convento. Le suore gli troveranno una famiglia. No. Ti aiuterò io. Troveremo una soluzione. Devo nascondermi per sempre. Clara, che futuro potrò dare a mio figlio? Ha bisogno di un padre e di una madre che gli stiano vicino. Io sono sola. Tu non sei sola. Ci ho pensato molto. Se mi vuoi bene, non ne parliamo più, ti prego. Crescerai, amore mio. E non ti ricorderai di me. Sono più di quelli che volevi. Non mi dimenticherò mai di te. Io spero di sì. Sei venuta a Padova solo per dirmi questo? Per dirtelo. Per trovare una soluzione. Cos'è che mi stai chiedendo? Vedi altre possibilità? Voglio sentirlo da te. Sposala. Anita ti ama. E così Giovannino non passerà tutto quello che hai passato tu. È niente rispetto a quello che sto vivendo adesso. Hai ragione. Hanno obbligato anche me a un matrimonio che non volevo. E io ora sto facendo lo stesso con te. Ti lascio ai tuoi studi. Perdonami. Clara. È questa l'ora di rientrare? Clara non sapeva dove cercarti. E lei dov'è? È andata a San Leonardo. Perché? Non lo sapevate? Certo, certo, come no. Vuoi che ti accompagni? Grazie, lascia stare. Tanto tornerà. Buona giornata, io vado a cambiarmi. Anita, sei sicura? Addio, amore mio. Ricorda che tua madre ti ama tanto e che ti amerà sempre. Anita,
O me lo dai adesso? Su. Aspettate. Che ci fai qui? Gli ho chiesto io di venire. Perché? Perché so che vuol dire crescere senza una madre. Io e te ci conosciamo da sempre. Ma tu mi vuoi bene. E io ne voglio a te. Sposami. Riconoscerò Giovannino. Dirò che è mio figlio. E Cornelio non sospetterà più nulla. Non sarà più una minaccia. La gente si sposa per tanti motivi. Noi ci sposeremo per lui. Sai che lo amo da quando eravamo piccoli. Ma lui aveva occhi solo per te. Le cose cambiano. Ma te è un uomo adesso e ho scelto di vivere con te. Non voglio che mi sposi per senso del dovere. Voglio che mi sposi per amore. Voglio che mi ami. Come Guido ama te. A volte l'amore non basta. Ora va. Matteo ti sta aspettando. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Il tuo papà? Dov'è il tuo papà? Siete sicuro di voler giocare ancora? Non avete già perso abbastanza? Ehi, siediti qui. Ho bisogno di fortuna. Rilancio di 100. Ci divertiamo adesso. Ora ti riconosco. Buonanotte. Che cos'hai? Nulla. Ma tu non devi avere paura. Ora sono qui. E siamo una famiglia. Non ho paura. Piango perché sono felice. So che non sei innamorato di me. Ma giuro che farò qualunque cosa per renderti felice. Qualunque cosa. Thank you.
buongiorno. Ti sei svegliato presto. Se voglio laurearmi a lavorare, di tempo ce n'è poco. Credo che oggi sia il giorno più bello della mia vita. Siamo sposati. E io... io ti amo. Clara! Vieni, Matteo. Perdonami. Non preoccuparti, ho finito. Non pensavo che la allattassi tu. Lo so, me lo dicono tutti, ma è mia figlia e voglio allattarla io. Vieni, vieni, ho finito. So che tu puoi capirmi. È così da sempre. Grazie per quello che hai fatto. Era giusto. Per Anita e il piccolo. Non so immaginare un padre e un marito migliori di te. E Guido? Tutto bene. Sicura? Che da quando è nata Aurora è cambiato. Forse è solo tornato quello che era. Ti tratta male? Credi glielo permetterei? Non sono più infelice di tante mogli. Meritavi di meglio. Sono venuto solo per salutarti prima che ripartissi. Aspetta. Credo tu debba riavere questo. No. Questo è tuo. Non è diventato d'oro, però... per me lo è. Guido, che ci fai qui? Mi hai messo paura. Dove sei tu voglio essere anch'io. Posso crederti? Ti prego. Ti ho mentito. So chi era Mary. Era? Guido! Era una bambina con cui giocavo quando ero piccolo. Un giorno è caduta in un lago e io non l'ho salvata. Credo che Aurora mi abbia fatto pensare a lei. È così piccola. Ho avuto paura di non riuscire a proteggerla, di non essere un buon padre. E sono scappato. Al caffè concerto. Ognuno scappa dove si sente amato. Tu non sei scappata qui. Ascolta, anch'io ho paura di non farcela. Di non essere all'altezza. Ma dobbiamo essere sinceri, amore mio. Se mi stai nascondendo qualcosa, dimmelo subito. Siamo ancora in tempo per rimediare a tutto.
non c'è più niente. I conti col passato sono chiusi, tutti per sempre. Aiutami. Voglio provare a essere l'uomo che tu e Aurora vi meritate. Torna a casa con me. Fa che piangere. Tieni. Penso che abbia fame. Era tuo padre quello. Un miracolo. Fiori che aveva raccolto durante la passeggiata nel bosco. Il vecchio si starà mollendo con quella mocciosa. Buon per noi. Alla piccola l'affetto del nonno e a te il titolo e il patrimonio. Non aspettatemi a cena questa sera. Come mai? Lavoro. Che orecchie grandi che hai. Non ho mai visto tuo padre comportarsi così. È incredibile. Papà è sempre lo stesso. Ma con Aurora è diverso. E lei rivede te, papà mia. Si può? Eccolo. Bentornata, Matilde. Grazie. Stai benissimo. Ma... Com'è andata la mostra a Parigi? Come si, come se. Tutti vanno pazzi per quella che chiamano pittura per impressioni, anche se dal mio punto di vista è sommaria e passata di moda. Ascolta, mi hai portato quella cosa? Oh, mais oui, mon cher. Voilà. Ale. È stupendo. Quanto l'hai pagato? Meno di 10 franchi, pensa. Hai visto? Esattamente come avevo letto. Scusa, come può costare così poco? Perché in Francia usano già i telai a vapore. In pratica stampano i disegni su delle rotative meccaniche e così la tessitura costa 10 volte in meno di quella in filo. E poi usano i colori sintetici, non quelli naturali, costano meno. Per esempio, questo viola, lo vedi? È malva. L'hanno creato in laboratorio. Fantastico, no? Non sapevo della tua passione per i tessuti. Non per i tessuti, per i buoni affari. Ogni donna in Europa vorrebbe una cosa come questa e finalmente adesso potrà permettersela. Sarebbe stato un affare per i filatoi della nostra valle. No, figurati. Qui hanno una testa all'antica, servirebbe tutt'altra impostazione. E perché non lo fai tu, con un setificio tuo e tutto il necessario? Io? No, vabbè, io non so niente, non ho nemmeno studiato. E invece la zia ha ragione. Se ci credi, devi provare. Per lo studio c'è sempre tempo. A proposito, sapete che Matteo si è laureato? In 4 anni. Farà grandi cose, ne sono sicura. Già. Beh, io vado. Grazie, Matilde. Chiederò a mio suocero di rimborsarti per questo. Non importa. Che stupida che sono. A volte dovrei mordermi la lingua. Gli uomini sono fatti così. Sono più semplici di noi. Ma anche più sensibili. Come i tuoi fiori. Basta un nulla per spezzarli. E un nulla. Per farli rifiorire.
Lavoro perfetto, avvocato. Vi ringrazio, barone. Pensate che i miei figli cercheranno ancora di impugnare il testamento? Sarebbe inutile. Vostra unica erede è e sarà la vostra nuova consorte. La donna che amo. Adesso basta, avvocato. Voglio mio marito. L'avvocato se ne stava giusto andando. Andiamo in camera nostra. Voglio mostrarti cosa ho comprato stamattina. Oh, sì. Sì. Cosa leggi? Niente di importante. Senti, mi dispiace per prima, non volevo offenderti. Ma non mi hai offeso. Hai detto la verità. Matteo è un uomo molto intelligente. Ha studiato, si è laureato brillantemente e farà grandi cose. Lui. Senti, tu non devi dimostrare nulla. Io ti amo e ti amo per quello che sei. Mamma, mamma, il nonno è caduto! Come è caduto? Dove? Rimani papà? Qui. Rimani qui. Papà! Papà! Guido va a chiamare un dottore! Papà! Oh, oh Clara, non ti preoccupare. Quante volte? Erano mesi e mesi che gli dicevo di andare dal medico. Quegli occhi sono gli stessi di suo fratello prima. Come sta? Non bene. Il cuore di vostro padre è molto fragile. Potrebbe fermarsi da un giorno all'altro. Venga con me che l'accompagno. Come stai, nonno? Bene, quando sono con te. Hai paura per il nonno? Brava. Vedi là quei sassi, come li chiami tu? Sì. Ne vuoi portare uno per il nonno? Questo nonno? Sì, siedi qui. Sai che cos'è questa? No. Una conchiglia di mare. E sai dove l'ho presa? No. Qui vicino. Sulle nostre montagne. E chi l'ha portata lì, secondo te? Una fata? No. Brava. Questa conchiglia è nata e vissuta qui. Perché un tempo le nostre montagne erano in fondo al mare e là dove ora volano gli uccelli nuotavano i pesci e i boschi erano alghe e il vento correnti. Le cose cambiano. Piccola mia. Ma tu non devi avere paura. Perché quelle belle restano. Io resterò sempre con te, mamma. Thank you.
Padre, ve la sto portando io la cena. Cosa fate qui? Volete che chiami il medico? No, no, tesoro. Voglio solo che mi accompagni nella serra. Appoggiatevi a me. Non entravo qui dentro dalla morte di tua madre. È esattamente come ricordavo. Sarebbe orgogliosa di te. Quando è morta, sono morto anch'io. E ti ho odiato. Solo adesso capisco con Aurora tutto quello che mi sono perso. Non dite così. Presto guarirete. Proprio come tua madre. Non sei brava a mentire. No, non piangere. Non mi dispiace morire. È l'unico modo per tornare dalla mia Elena. Solo avrei voluto un po' più di tempo per veder crescere Aurora e per stare con te, Yamir. Perdonami. Perdonami tutto il male che ti ho fatto. Non esagerate con le lacrime, potrebbero anche scoprire che non siete sincera. Sono più di 20 anni che aspetto questo momento. Mai versate lacrime così sincere, sai? Hai visto, mamma? Anche Giovannino era triste per il nonno. Non bisogna essere tristi. E allora perché tu piangi? Perché mi mancherà. Io piangevo per la morte di mio padre, ma non potevo sapere che in segreto altri ne gioivano e tramavano contro la mia famiglia.